No, sta bene. Ecco. Dai. Cari amici, abbiamo alcuni documenti di cui dobbiamo dare informazione perché sono importanti e chiariscono esattamente qual è il nostro pensiero, che è un pensiero radicato sulla realtà sociale e politica. Cominciamo subito con un libro che vi consiglio di acquistare, si trova tranquillamente in edicola. Il libro è questo. Sicuramente tutti conoscono Roberto Giacobbo, che fa delle trasmissioni piuttosto interessanti, anche perché illustrano gli avvenimenti, soprattutto gli avvenimenti che tutti noi conosciamo, e li illustrano in un'altra ottica. Tra le tante cose c'è un fenomeno storico che riguarda il famoso Papa Celestino V, che Dante mise all'inferno perché questo Papa... Ah, vedi, lo volevo dire e poi... Aveva fatto il gran rifiuto. Però questo gran rifiuto, attenzione, non è un qualcosa di storicamente definito. Ci sono dei precedenti, c'è un antecedente che è molto importante di cui non se ne parla mai. Leggiamo alcune considerazioni da questo libro. Il papato di Celestino non fu facile e della sua fine parla addirittura Dante nella Divina Commedia. Lui è citato come colui che fece per viltà... È morto al castello di Fumone dopo un anno di prigionia. Attenzione, qui c'è scritto, ci sono delle notizie molto importanti. Colui che fece per viltà del gran rifiuto, cioè si dimise da Papa dopo soli pochi mesi. Lì ha preso una cantonata Dante che non finisce più. Comunque per Dante era questo, come lui aveva... Era un infamone. Addirittura era riuscito a scappare e l'hanno gli sgherri di Bonifacio VIII l'hanno catturato mentre stava vicino a... Oddio... Vabbè, comunque... Lo Sperone d'Italia, come si chiama? Il promontorio... lo Sperone d'Italia nella geografia, come cavolo si chiama? Non mi viene in mente, dove c'è il lago di Lesina sotto? Non me lo ricordo. Il Gargano. Lui era scappato, era arrivato fino al Gargano l'hanno riacchiappato e portato in carcere. Ci sono delle ragioni. Io ci sono stato nel carcere di... Fumone. A Fumone, certo. Castello di Fumone. Lui è citato come... Si dimise realmente, ma per viltà o perché l'essere Papa era incompatibile con la sua missione principale? Domanda. Esattamente questo. E qui sta parlando del tesoro dei Templari, sta parlando di tutta una serie di cose che oggi io non vi cito, ma è molto importante a tenere presente, perché quello che a me interessa è un'altra cosa. Attenzione: in quel breve periodo del suo papato, Celestino riuscì anche a creare qualcosa di duraturo come la perdonanza, il primo vero giubileo della storia che si ripete ogni anno e durante il quale, attraversando la porta santa dell'Aquila, proprio sul lato sinistro della Basilica di Santa Maggio. Maria di Collemaggio, sì. Se confessati si può ottenere l'indulgenza plenaria. Bellissima, bellissima chiesa. Successivamente quest'idea fu ripresa da un papa romano, il suo successore Bonifacio VIII. Non era romano, era di Caeta. Romano, comunque dire romano, papa romano. Il suo successore Bonifacio VIII che istituì l'anno santo, quindi l'invenzione dell'anno santo deriva dalla perdonanza. Ma che cos'è concettualmente? È lì che io voglio arrivare. Ma tu chi perdoni? De che? Allora, questa è l'invenzione, la più grande invenzione che ha rappresentato il potere di questa organizzazione. Truffa. L'invenzione dell'aldilà. E porsi come quelli che
prendono il ticket, il pagamento per entrare. La ricchezza del Vaticano si basa su questo, prima sulla perdonanza, poi l'anno santo. Perché l'anno santo? Perché le indulgenze ci sono sempre state e continuano a esserci. Ti do l'indulgenza se paghi. Chiaro? Ma siccome c'è stato un precedente, ecco qual è il discorso degli usurai. Siccome c'è stato un precedente, che è il giubileo dell'antica Roma, che ogni tanto stabiliva che i debiti non dovevano essere più pagati. Ogni 7 anni. Che i debiti non dovevano essere più pagati. Ma era una consumanza di tutta l'area mediterranea, anche gli ebrei. Sì, soprattutto gli ebrei. Però comunque sia c'era... Con gli altri ebrei, ma non con ma gli altri non contano. Non contano. Per loro signori gli altri non contano. Allora, questa è la vera tassa. Ti do la tassa, siccome ti posso dare la tassa sul possesso dei terreni, perché ufficialmente tu, Papa, non sei possessore dei terreni, anche se lo sei, nascostamente con dei prestanomi. Però la tassa ce l'hai, perché vuoi andare in paradiso? Vuoi sederti sullo sgabellino a destra di Gesù? Paga. C'è una frase di un grande economista che si chiamava Jean-Baptiste Colbert, 1619-1683, che dice: l'arte della tassazione consiste nello spennare l'oca in modo da ottenere il maggior numero possibile di piume col minor numero possibile di strilli. Chiaro? Il grande maestro Colbert. E loro cosa hanno fatto? Hanno creato quella tassazione. Non strilli, starnassi. E poi sono stati costretti a fare il giubileo. Cos'è il giubileo? Alla fine, a uma uma, mettiamoci d'accordo, noi siamo i debitori, lui è il creditore. A un certo punto c'è qualcuno che dice: no, io per pagare lo strapuntino del paradiso non te pago. Allora, col giubileo, il Santo Padre dice: vabbè, con te facciamo una concessione, mettiamoci d'accordo. Viene un certo giorno a Roma, fatti il giro delle cattedrali e va in paradiso tranquillo, senza bisogno di darmi soldi. È l'accordo sottobanco, chiaro? Ricordiamocelo bene. È un accordo tra usurai, va bene? Ecco, prima cosa da ricordare. Seconda cosa da ricordare, parliamo di usurai, e da quest'altra rivista molto importante c'è un articolo dell'editoriale della rivista, cioè scritto dal direttore, che è Massimo Magliaro. Monarchie mondialiste. Vedete che siamo sempre qui, sempre con delle monarchie abbiamo a che fare, come ai tempi del Medioevo, sempre con delle monarchie, e comunque hanno a che fare col papato, che è una monarchia che ebbe il suo massimo splendore nel Medioevo. Monarchie mondialiste. Questa è cronaca di oggi, ma è già storia di domani. Le azioni di Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft e Facebook nel corso di questo anno sono cresciute del 40%. Siamo nel 2020, 2 anni fa. Si tratta delle 5 società con maggiore capitalizzazione negli Stati Uniti. Nello stesso arco di tempo, le azioni di tipo tradizionale, rappresentate dall'indice S&P 500, sono invece scese del 6%. Queste società sono le 5 nuove monarchie che stanno sul tetto del mondo e costituiscono da sole il 20% dell'insieme del mercato borsistico americano, che, come tutti sanno, è gigantesco. Una concentrazione di potere di queste dimensioni
non c'è mai stata nella società dell'umanità. Questo per dire, cari amici, che prima di fare e prendere atto di alcune cose, conviene sempre tenere presenti i precedenti. Questo è il potere finanziario di oggi, che non è più il vecchio potere finanziario dei vari Rothschild o dei vari Rockefeller, che comunque ci sono, ma ci sono e hanno potere nella misura in cui posseggono le azioni di questi: Amazon, Alphabet, Microsoft, Facebook e Apple. Chiaro? E questa è un'altra considerazione che devo fare. Una quarta considerazione è legata a questo importantissimo testo. Scritto dall'avvocato Morganti. È inutile parlare di politica italiana se prima non prendiamo atto che in Italia non solo è un territorio completamente asservito alle truppe americane, ma esiste un trattato di pace, che è un trattato di pace oltretutto falso, completamente falso, e vi voglio leggere alcune cose. Questo testo è stato scritto dall'avvocato Carlo Morganti, un esperto di questi problemi, e dice: noi per liberarci possiamo solo fare la rescissione unilaterale del trattato di pace del 10 febbraio 1947, denominato Diktat. Chiaro? Se qualsiasi governo che si dice libero non denuncia e non fa la rescissione del trattato di pace, questo governo dice il falso. Potrà essere un governo populista, potrà essere un governo che fa gli interessi del popolo cosiddetto italiano, ma se dice di essere un governo libero e indipendente, dice il falso. Questa è la ragione prima per cui l'attuale governo retto, primo governo con un presidente del Consiglio donna, la quale dice: noi siamo atlantisti, non potrebbe dire nulla di differente perché c'è il trattato di pace. Ma andiamo a vedere una cosa importante relativamente proprio al trattato di pace. Leggiamo qualcosa relativamente a questo trattato, perché è veramente interessante. Insomma, completamente circondati dalle mosche. Andiamolo a vedere. E qui lo troviamo. Lo troviamo qui. Qui si cita anche Elisabetta di Baviera, regina d'Inghilterra, ma è Elisabetta di Baviera, ricordiamocelo sempre, che riguardano appunto la questione del trattato di pace. Perché è bene che i nostri amici lo sappiano. Eccolo qui. Il trattato di pace del 10 febbraio 1947, che in realtà è un trattato... Quello di Parigi, dice.